Monte Carlo, un evento importante dove ci sono gli chef di tutto il mondo. E qui troviamo un pugliese, Canosino. Sì, ma a Canosa tu hai uno smeraldo, quindi un'altra cosa preziosa. Ma con questo smeraldo che cosa fai? Perché dovrai venire allo smeraldo? Beh, intanto lo smeraldo, è detto bene, è una cosa preziosa. È una struttura, è una location dove facciamo wedding, ricevimenti, eventi, qualunque tipo di manifestazione, in una struttura che è la più antica della Puglia e anche del Mezzogiorno d'Italia, e la struttura più grande, una delle più grandi del Mezzogiorno d'Italia, con tante location all'interno, ma soprattutto dove si trova dell'ottima cucina, eccellente cucina, ma anche la bellezza del posto, del luogo, la cordialità di chi lavora all'interno. Quindi, sommando tutti questi fattori, beh, io credo che sia probabilmente la combinazione perfetta per avere un ricevimento eccellente. Abbiamo avuto un sogno 50 anni fa, mio padre e oggi noi come seconda generazione, quello di realizzare il ricevimento più bello, più esclusivo, più elegante di sempre, e devo dire che alla fine ci siamo riusciti, ci riusciamo ogni volta nella realizzazione dei nostri eventi. Però adesso dopo 50 anni invece di sederti e dire vabbè ormai siamo arrivati, no, tu tutti gli anni te ne inventi uno, quest'anno ti sei andato di venire a Monte Carlo addirittura per vedere e per confrontarti. Esatto, siamo a Monte Carlo per offrire la nostra immagine, quella dello smeraldo all'interno del food, dell'eccellenza della cucina, proprio perché nelle strutture che fanno grandi numeri come quelle delle strutture per banqueting, alla fine c'è qualità. Devo ringraziare i nostri chef, l'executive chef Giuseppe Spadavecchia, il primo chef Vincenzo Saccinto, ma anche il maestri pasticceri Granito Domenico e Maria Sciannamea, con tutta l'equipe di cucina e di pasticceria, di sala, comunque coloro che lavorano, anche l'accoglienza dell'ospite, perché grazie a loro e anche ai miei collaboratori che sono qui, ma soprattutto anche a quella che è la luce pulsante dello smeraldo, che è la nostra wedding resident Mariella Scolletta, nonché la mia compagna di vita, e quindi è la luce dello smeraldo e la mia luce. Grazie a loro io riesco ad essere qui a Monte Carlo oggi e dare la possibilità di confrontarci in quelle che sono le eccellenze culinarie, food, italiane e francesi. Quindi chi è a Canosa e dintorni vuol fare un evento di qualunque tipo, dal matrimonio a qualunque altra cosa, e magari non ha anche un po' di idee chiare cosa fare, viene da te, viene da Luciano Pio, dice: Luciano, cosa mi consigli di fare per far bella figura e per fare un evento che non scorderà mai più nessuno? Il mio consiglio è venire almeno a visitare la nostra struttura, a trovarci senza impegno, verificare la serietà, la qualità, l'eccellenza, la professionalità, ma soprattutto visitare anche il sito, o meglio la pagina YouTube Luciano Pio Papagna, dove io spiego quali sono i motivi per cui una persona dovrebbe sposarsi, ma non riferiti all'amore personale, ma riferiti alla realizzazione di un evento che sia unico, esclusivo, indimenticabile, ma soprattutto giovane, frizzante, brillante. Tutte queste caratteristiche sono lo smeraldo in un'unica parola, una pietra preziosa che brilla di luce propria.